Il tema è il verde pubblico, il tema sono le associazioni che si mobilitano mettendosi a disposizione della città di Terni e quindi dell'amministrazione, il tema è la disabilità. Abbiamo ricevuto delle segnalazioni di alcuni cittadini che sono purtroppo, ahi noi, nella condizione di essere disabili e doversi spostare, per fortuna hanno questo livello di autonomia, comunque con la loro carrozzina, quindi con il loro supporto meccanico. Alcuni marciapiedi sono invasi in questa stagione, c'è stato un maggio particolarmente piovoso, adesso c'è un sole, devo dire, un solleone che facilita la ricrescita di rami piuttosto che di erba, e quindi si sono ritrovati nella condizione di poter difficilmente usufruire di un banale marciapiede. Parliamo della zona di Viale Trieste e zone limitrofe. In quel tratto di strada, parliamo di Viale Trieste piuttosto che di viabilità contigue, era difficile per queste persone, come dicevo, potersi spostare autonomamente. Ci hanno segnalato questa cosa. Questa cosa l'abbiamo messa a disposizione, questo tipo di informazione l'abbiamo messa a disposizione dell'Associazione Alleanza per Terni Libera, la quale si è mobilitata cambiando un po' l'ordine delle proprie attività. Ordine delle proprie attività che, come dicevo, hanno presupposto già un intervento in alcuni giardini in via Saffi, erano in programma altre attività che sono state posticipate. Segnalo in particolare quelle che presupporranno l'intervento di questa associazione nella zona di Terni Nord per il rifacimento della segnaletica orizzontale. Parliamo delle strisce pedonali. Una bella storia da raccontare tra tante difficoltà che possiamo vivere anche nella nostra città e che piano piano arrivano a compimento e a soluzione. L'intervento è di questa mattina, l'intervento deciso, l'intervento devo dire anche molto ordinato, in accordo e in tandem con l'azienda servizi municipalizzata che nei tempi più rapidi possibili rimuoverà i sacchi della potatura e della rimozione del verde in eccesso e anche farà un servizio di spazzatura di quella zona, Viale Trieste in particolare, dove c'è come dire, i sedimenti di impollinazione piuttosto che di foglie che sono sparsi in quantità sui marciapiedi che sulla pubblica viabilità.